4 nuovi incontri dal 20 agosto al 10 settembre. Non c'è dubbio che l'articolo 9 della Costituzione è chiaro sulla necessità di custodire il nostro patrimonio culturale. Altrettanto vero è ovvio che si debba garantire anche un minimo di futuro per le arti contemporanee. Come l'arte contemporanea, che non è solo bellezza, ma provocazione, aspirazione a superare l'esistente, così la Costituzione è animata dal desiderio e dall'impegno a trasformare la realtà. Costituzione e arte contemporanea ne discutono Emilio Esgrò e la giudice Daria De Pretis. Viviamo circondati da algoritmi, che sono delle vere e proprie ricette basate su codice binario, che i computer seguono passo passo. Come può l'essere umano restare umano in una società governata da macchine? Qui siamo di fronte, in effetti, a uno dei grandi paradossi della rete. Una rete che molti idealizzano come uno spazio di assoluta libertà. Ed ecco che la rete rischia invece di divenire un luogo di condizionamento della coscienza delle persone. Si parla dei rischi delle nuove tecnologie e delle tutele costituzionali nell'incontro tra Cristiana Capotondi e il giudice Francesco Viganò. Vorrei proporre, in verità, più che un tema, una serie di interrogativi che in un certo senso tormentano un po' anche la cultura contemporanea, soprattutto in ambito etico-religioso, etico-teologico. Riguarda cioè il concetto di natura umana. Nella natura umana c'è questa necessaria interpersonalità ed è attraverso le comunità delle quali noi facciamo parte che questa interpersonalità si esprime e detta le regole che a ciascuno di noi non possono non apparire giuste dei nostri comportamenti. Il cardinale Gianfranco Ravasi si interroga sulla natura umana. Gli risponde il vicepresidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato. Da una parte il legislatore ha sempre più bisogno del supporto della scienza, come è emerso chiaramente in questo periodo di pandemia. Dall'altra, viviamo un'epoca in cui il progresso della scienza spesso deve confrontarsi con questioni etiche. Le interessanti riflessioni di Fabiola Gianotti, una importante esponente del mondo della scienza, mi hanno fatto ancor più apprezzare l'idea di un dialogo a distanza fra il nostro mondo del diritto e della giustizia con quello della scienza e delle arti. E con il dialogo su diritto e scienza tra Fabiola Gianotti e il presidente della Corte Giancarlo Coraggio si conclude la serie di podcast Incontri. La libreria dei podcast della Corte Costituzionale sul sito e sui canali social.